Siamo nel tratto in cui il 31 di maggio è arrivato un proverbiale fiume direttamente dall'acqua piovana, ha invaso i binari della, in questo caso, Fossano Mondovì, e si è reso necessario sospenderli. Ci racconta come è andata questa settimana e che cosa avete fatto? Sì, effettivamente l'eccezionale bomba d'acqua ha fatto sì che i terreni limitrofi che non hanno potuto contenere questa eccezionale ondata d'acqua hanno fatto sì che si riversasse sul rilevato ferroviario. In particolare, un chilometro a monte da qui si è creato un vero e proprio fiume. Tutta quest'acqua è arrivata, ha trovato sfogo in questo punto e, come una cascata, ha mangiato letteralmente il terrapieno. Quello che abbiamo fatto è stato proprio quello di sospendere la circolazione ferroviaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori, realizzare una pista di cantiere per l'accessibilità dei mezzi pesanti al fine di ricostruire quello che era stato danneggiato. Con 20 persone al giorno, H24, sempre al lavoro, abbiamo realizzato una scogliera con massi ciclopici al piede su ambi i lati, riprofilato il terrapieno e da domani, 10 giugno, riusciremo a ripristinare la circolazione su uno dei binari e nei prossimi giorni su entrambi. Questo è quello che vediamo e che lei giustamente ci ha spiegato. Avete però fatto anche degli altri interventi che sono propedeutici affinché non succeda più, quindi è stata messa anche in sicurezza la regimazione delle acque, la chiamiamo così, e sia da un versante che dall'altro. Assolutamente, per fare questo è stato necessario intervenire su tutta la vegetazione circostante, ricreare tutte quelle canalizzazioni idrauliche che si erano perse nel tempo proprio perché è mancata la manutenzione, in effetti, e quindi in questo contesto noi possiamo essere cautelati affinché nel verificarsi un evento della stessa natura la ferrovia sarà protetta da nuove venute d'acqua. Siamo a Mondovì, il territorio piemontese è comunque fragile un pochino tutto, però è stato fatto molto dall'alluvione del 94, in realtà quello che vediamo oggi poteva essere molto peggio. Sì, poteva essere molto peggio, noi possiamo serenamente dire che quello che è accaduto in questi giorni è una fragilità del tutto residuale rispetto a quella che invece era molti anni fa, quindi è chiaro che con i cambiamenti climatici dobbiamo essere sempre più preparati a fenomeni molto più intensi, ma possiamo dire che il territorio sta reggendo perché situazioni peggiori si sarebbero potute verificare senza le opere fatte in passato.